Bene, adesso sì, ci prepariamo per questa parte importante del culto, la ultima. Diamo il benvenuto sempre ai fratelli presenti, ai nostri ospiti. Grazie fratelli, ci onorate con la vostra presenza qui. Sì? Diamo il benvenuto anche alle famiglie che fanno parte del ministero e a coloro che seguono attraverso il canale YouTube. Sì? Che veramente, Signore, ci sorprende perché vediamo che ogni settimana si aggiungono altri iscritti nel nostro canale e veramente è una gioia poter condividere la scrittura perché noi sappiamo che seguono, loro seguono la parola e questo ci fa piacere poter condividere con i tanti, non voglio dire quanti sono perché non è il caso, però sono tanti che sono iscritti e seguono il contenuto del canale. Bene. Oggi ho una parola che voglio condividere con voi, chiedo tutta la vostra attenzione, perché è un principio importante che troviamo scritto nel libro di Samuele, Seconda Samuele, capitolo 24, versetto 9 e 10. Seconda Samuele, capitolo 23. Sì, capitolo 23, scusate, ho detto 24, giusto? No, 23. 23, 9 e 10. Dice così, dopo di lui veniva Eliazar, figlio di Dodo, figlio di Aoi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide, quando sfidarono i Filistei, radunati per combattere, mentre gli israeliti si erano ritirati. Vedete il versetto 10. Egli si levò e colpì i Filistei finché la sua mano esausta rimase attaccata alla spada. In quel giorno l'Eterno operò una grande vittoria e il popolo ritornò dietro a lui solo per fare bottino. Questa espressione, finché la sua mano esausta rimase attaccata alla spada. In spagnolo dice appiccicata, pegata. In portoghese è pegata, sì? Appiccicata. Sì? Che vuol dire questo? Vediamo. Vediamolo in Efesini. Efesini, capitolo 6. Efesini 6, 17. Efesini al capitolo 6, versetto 17, troviamo scritto, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Sì? E dice, e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Abbiamo visto che questo Eleazar aveva una spada, però era una spada fisica, era una spada di metallo, sì? Ma noi non ci possiamo fermare al fatto storico che questo signore qua, che questo valeroso di Davide, se l'aveva appiccicato una spada. Come possiamo prendere un insegnamento di quello per noi oggi? Che lui ha avuto una spada fisica, ma noi abbiamo una spada. Noi abbiamo una spada, ma non è una spada fisica, è una spada spirituale. Che è la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Spirito qua è maiuscolo,
perciò si riferisce allo Spirito Santo. Ma il nostro spirito di credenti, sì, dove dimora lo Spirito Santo, deve essere in grado di manovrare, di maneggiare, di utilizzare la spada dello Spirito. Noi non possiamo utilizzare la spada dello Spirito nell'anima, non possiamo utilizzare la spada dello Spirito nella carne. Nella carne la gente si annoia, dice, di nuovo dobbiamo andare in chiesa, che noia, andiamo al culto, mamma mia, vabbè andiamo, oggi è domenica, e la gente è lì, ma dorme, seduta lì, tu la vedi, e stanno così, amen, e no, però, no, perché, perché? Oggi fa caldo, bello sarebbe stare in mare, tante persone vanno al mare oggi, o fare una bella passeggiata a Ragusa, Ibla. Entonces, naturalmente, la persona si appesantisce, no? E nell'anima uno dice che ho tanti problemi, io, tu non sai. E uno dice, va bene, speriamo che finisca il pastore, così che vado, no? È l'anima. Però quando uno vive, quando noi viviamo perché Cristo ci ha dato la sua vita, abbiamo lo Spirito di Dio, e lo Spirito di Dio ha una spada, sì? Ha una spada, che è la parola di Dio. E noi, dalla prospettiva dello Spirito, non dell'anima, sì? Possiamo prendere questa spada, sì? E quando uno la prende la spada, tu la puoi prendere così, magari la prendi e cade. Ma questo è Eleazar quando ha preso la spada. Cosa è successo? Le pesava la spada, le bruciava la spada, le creava, che brutta questa spada, tutta di metallo, mi sta facendo creare dei cali. No, questa l'ha preso la spada. Sì? E ha iniziato. I filistei vedevano questo con la spada, dicevano andiamocene di qua perché questo qua ci taglia la testa, no? E dice che lui era talmente bravo con la spada e la usava tanto, questo è il punto che voglio arrivare, che se l'è appiccicata. Significa che lui faceva tanta pressione che ha avuto, in spagnolo, un calambre, non so come si dice in italiano, un crampio, no? Quando tu fai troppa pressione con la mano e poi la mano ti rimane rigida della pressione, quello significa che se l'è appiccicata, perché non si può appiccicare un peso di ferro nella mano, a non ser che abbia la cola, ma no, non c'era la cola. Era il fatto che lui, sì? Aveva fatto tanta forza, tanta pressione, però l'ha usato tanta. Dico, dobbiamo arrivare a un punto che la spada, se ci deve a noi appiccicare nella mano. Sì? Se noi leggiamo l'armatura che parla qua l'Apostolo Paolo in Efesini, capitolo 8, questo qua che stiamo vedendo, capitolo 6, vediamo una serie di elementi che aveva l'armatura del soldato, sì? Però tutto era difensivo, tranne la spada, perché la spada difensiva, però va oltre la difesa, ti permette lottare. Se uno mettiamo che abbia tutta l'armatura, pensate un pochettino, usiamo un pochettino la nostra immaginazione, la nostra fantasia, sì? Mettiamo il soldato, tutto accorazzato, sì? Il petto, sì? La testa, le braccia, le gambe, sì? Magari lo scudo. Cosa potrebbe fare il soldato con tutta questa attrezzatura? Difendersi. Evitare essere colpito. Difendersi. Resistere. Come stai, fratello? E si combatte,
tiricchia, no? Tiracchia, tiracchia, no? Se, in Argentina dice, come aquí tiramos, no? Ci difendiamo, no? Ma se tu hai la spada, tu ti difendi dei dardi di fuoco del nemico, ma quando tu prendi la spada e fai così, al tuo nemico le puoi o tagliare il cuore o almeno farlo fuggire. A volte noi, come credenti, diciamo che fratelli, noi non siamo di questo mondo, non siamo del mondo, però non facciamo parte del mondo, e quello è vero. Entonces, come che noi sempre stiamo dicendo, vieni Gesù, vieni Signore, vieni, salvaci di questa generazione perversa. E è vero, però non usiamo mai la spada. Non usiamo la spada. Perché? Perché solo noi ci stiamo difendendo. Siamo in un'azione di difesa, da resistere affinché non ci arrivi un dardo di fuoco e ci faccia del male. E cerchiamo sempre di evitare. Ma quando il credente prende la spada, cambiano le cose. Perché noi con la spada, che è la spada dello spirito, noi possiamo dire, possiamo tagliare la menzogna. Quando oggi, io non voglio entrare in particolare perché a parte stiamo facendo una ripresa, non voglio dare tanti dettagli per non offendere nessuno, però voi sapete in che tempi noi viviamo, con tanti argomenti, ma c'è uno in particolare, che ieri si è fatto un'attività qua a Ragusa, Marina di Ragusa, c'è un'attività, e quando si parla proprio di quello là, sì? Quando si parla proprio di quello là, che facciamo? Diciamo, va bene, sono tempi moderni, siamo nel 2022, le persone sono cambiate, oggi va bene, si ha reinterpretato la famiglia, ognuno si se vuole amare, che si può amare, non importa come, non importa con chi, ci sono persone che si sposano con i cani, ci sono persone che si sposano con i pupazzi, e gente poverina fasciata, malata, gente, no? Che sposi con un pupazzo, con una pizza, uno si è sposato con una pizza, con se stesso. E sì, poi no, è finita male perché la notte e la luna del mese l'ha mangiata. Però vabbè, si è sposato con la pizza. C'era tutta la gente lì che faceva una festa perché questo amava la sua pizza e se l'ha sposata. Cioè, la gente oggi ha una interpretazione strana dell'amore e della relazione. Allora il punto è questo, quando a noi che siamo credenti, che non siamo oscurantisti, che non siamo del Medioevo, siamo credenti, e ti spunta questo tema qua, che facciamo? Che facciamo? Sì, prendiamo la spada, dobbiamo dire, la scrittura dice questo, e già cambia la nostra posizione, perché non siamo più a cercare di accontentare, e stiamo per dire, la scrittura dice questo, dice questo, dice quello, troviamo scritto in Genesi, troviamo scritto in Ecclesiaste, troviamo scritto a Romani, troviamo scritto qua, troviamo scritto là, ciò che Dio pensa, e lì prendiamo la spada, sempre cercando di avere rispetto, per usarlo, perché se uno non usa la parola, poi sapete come finirà, come può finire la vita del credente se non usa la spada, come Lot a Sodoma. Lot era un'anima giusta, ma dove si trovava? A Sodoma. E cosa pensava Dio di Sodoma? Orribile. Non perché non amassi le persone, ma con la perversione. Ma non si trovava lì. Perché non si trovava a Sodoma? Perché? Perché non si usa la spada. Perché se non si usa la spada, e poi tu inizi a farti una ragione e a dire, va bene, alla fine dai,
sempre esseri umani sono. Sì, nessuno dice il contrario. Però per noi che conosciamo la scrittura sappiamo che c'è una perversione. C'è una perversione. C'è un abominio. Sì, entonces luego uno usa la espada. Altrimenti, ripeto, finiremo come Lot tra i sodomiti. E noi sappiamo che Sodoma finì sotto il fuoco, il solfo. Però Dio non è così. Entonces dico, che importante per noi anche essere una luce in questa generazione. Torniamo alla storia dell'Eliezer. Eliezer usò tanto la spada che se la appiccicò alla mano. La domanda è: quanto di spada usiamo noi? Possiamo dire che, se almeno si sente, non dico che si sia appiccicata, quello sarebbe perfetto, però la prendiamo forte la spada o no? O la abbiamo di decorazione a casa, la bella spada, tutta così, così. Tutta dorata, tutta al muro, uno dice, ah, che bella questa spada, ma la spada non è per appendere al muro. La spada la devi prendere tu, per difenderti e per aprirti strada e andare avanti. Sì? Vediamo l'ultima scrittura per oggi. Ebrei capitolo 4 della parola, Ebrei capitolo 4. Sì, Ebrei 4:12 della scrittura. Dice così: la parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Perciò noi abbiamo la spada dello Spirito, che abbiamo visto in Efesini, che dice che è la parola di Dio, e dice che è la parola di Dio. Sì? È vivente ed efficace. Nessun vivente può usare la parola di Dio. Ripeto, nessun vivente, nessuno, scusate, nessuno che non è vivente, nessuno che non è vivente può usare la parola di Dio, soltanto vivente. Com'è la parola di Dio? È vivente. Chi la può usare? Chi vive? Se una persona non vive, non userà la parola di Dio, perché la parola di Dio è vivente. Come facciamo noi a utilizzare la parola di Dio con la vita che il Signore ci ha dato? Quando noi eravamo morti in delitti e in peccati, dice la scrittura che Lui ci ha dato vita. Noi abbiamo la vita del Figlio. Perché? Perché siamo credenti? Perché abbiamo la vita del Figlio? Perché siamo cristiani? Perché abbiamo la vita del Figlio? Perché ci congreghiamo? Perché abbiamo la vita del Figlio? Per lo Spirito. E cosa usa lo Spirito di Dio? La parola. Prima Giovanni dice: chi ha il Figlio di Dio ha la vita, ma chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Ma cos'è avere il Figlio? Cos'è avere il Figlio? Avere una statua di Cristo? Avere un crocifisso a casa e dire: guarda, qua c'è il Figlio. Avere un dipinto? Quello è avere il Figlio. Andare alla processione dentro il Cristo Redentore, il sofferente, il non lo so quale, delle feste inventate. Quello è avere il Figlio. O avere il Figlio e avere la parola dentro di noi. O avere il Figlio e avere lo Spirito di Cristo. Cos'è avere il Figlio?
E io credo nel figlio, ma i demoni pure credono che tremano perché hanno paura. Ma noi non è che crediamo soltanto, noi abbiamo il figlio. Prima Giovanni dice, chi ha il figlio di Dio ha vita, ma chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Significa che avere il figlio significa conoscerlo, avere lo spirito, però fondamentalmente la parola diventa in noi. Quello è avere il figlio. Sì? Avere il figlio in noi. Ora, quando l'apostolo Paolo diceva non vivo più io, Cristo vive in me, chi era che viveva in Paolo? Gesù di Nazareth? L'uomo di Galilea? Chi era che viveva nell'apostolo Paolo? Pensate. Pensiamo. Chi viveva nell'apostolo Paolo? Perché l'apostolo Paolo diceva non vivo più io, ma Cristo vive in me? Chi viveva in Paolo? La parola. Cristo non è il verbo. Cristo non è la parola vivente. Cristo vive in me? Sì, io credo in Cristo. Io so che Gesù morì. Ma quello fu 2000 anni fa, fratelli. In Argentina si cantavano le campagne evangelistiche. Sì? Il uomo di Galilea va passando, va. E tutto il uomo di Galilea va passando. Lascialo che te tocchi. E quello è sbagliato. È falso, perché l'uomo di Galilea non c'è più. Non passa più l'uomo di Galilea, fratelli, siamo nel 2022. Gesù ha vissuto, ma non è l'uomo di Galilea. Diego Maradona, il grande Diego Maradona, diceva il barba, ma quale barba? Ma se il barba ha vissuto, si ti riferisce a Gesù. 2000 anni fa. Ma quale barba? A che barba stai parlando? Gesù è la parola. Se Cristo vive in te, è perché tu vivi la parola, altrimenti Cristo non vive in te, non vive in me. Ma deve vivere in me, in te. Come? Attraverso la parola. E la parola, cosa, che effetto fa? Vediamolo qua. In Ebrei, stavamo vedendo, sì? Ebrei 4:12. La parola di Dio, che è Cristo che vive in me. Sì? La parola di Dio è vivente. Perciò, se la parola di Dio è vivente e vive in te, tu come sarai? Cristiano. Fratello, soltanto fratello, irmão. Credente, cristiano, congregante, parrocchiano. Cosa serai? Tu sarai un vivente. Perché? Perché Cristo vive in te. Cos'è Cristo? La parola. La parola prende vita in me. Perciò io non ho bisogno che l'anziano, il pastore, il previttero, il diacono, il prete, chi sia, mi dica no, guarda che questo tu lo devi fare, tu quello non lo devi fare. Io so ciò che devo e non devo fare perché Cristo vive in me. E Lui mi fa capire, la mia coscienza mi fa capire. Sì? E quello ti cambia l'impostazione di essere un credente ad essere un vivente. E noi dobbiamo essere viventi. Perché eravamo morti in delitti e peccati. E adesso noi abbiamo vita. Per questo la Scrittura non ci insegna di allontanarci del male. Fratelli, per la giustizia no, che c'è in noi. Per la giustizia di Cristo in noi, noi ci allontaniamo del male, noi ci allontaniamo delle perversioni, noi ci allontaniamo delle persone cattive, noi ci allontaniamo, perché non possiamo, perché non c'è più la compatibilità, non c'è più. E stiamo tutti insieme, ma anche in un ambiente di fede, in un ambiente di fratellanza. Non tutti sono fratelli. Tu mi dici, fermati, avanza una velocità, avanza,
Avanza che c'è una curva. Falsa pastore. Come che in un ambiente di fratellanza non tutti sono fratelli? Come? Fratelli, la parabola del trigo e la cizagna non sono cresciuti tutti insieme in un campo, ma erano tutti erano trigo. Sono cresciuti tutti insieme, tutte le spighe insieme in un ambiente di campo. Sì, erano tutti trigo. No. C'era metà trigo e parte non era trigo. E il Signore del campo che cosa l'ha detto? Lasciale crescere. Ma Signore, vedi quello che si dice un credente, vedi le cose che fa, come truffa, come mente. Lascia. E viene il fratello e dice, ah, pace fratello, salomo. Pirata, totale, pirata della strada. Lascialo. E il Signore separerà il trigo nel suo granaio e la cizagna al fuoco. Entonces voglio dire che non siamo noi a giudicare, dire tu sei fratello, tu non sei fratello. Noi non lo diciamo questo. Non lo possiamo dire. Non lo dobbiamo dire. Anche se l'Apostolo Paolo ci dà consigli. Sì? Va bene. Il punto è che ci fa vivere a noi? Che ci fa stare sulla strada giusta? Che ci fa camminare nel timore? La parola di Dio. E sto quasi finendo. Se voi leggete la storia di Noè, diceva che Noè era una persona pietosa che era allontanato dal male. Lo stesso dice di Giove. Ma non c'era scritta la legge. E già il temore c'era dentro. Significa che se la giustizia di Dio è in noi, sì? Così tu sarai. Il uomo del buon tesoro del suo cuore tira cose buone. E il uomo del mal, del cattivo tesoro del suo cuore, perciò è tutta una questione di genetica. Ora, lo che stiamo dicendo è che camminiamo nel temore. Se il Signore dice allontanati del male, allontanati tu per il Signore. Non lo fare per altri, fallo per il Signore. E ti dico un'altra cosa. Come dice prima Giovanni, che se la parola di Dio dimora in te, tu non puoi peccare più, perché la semenza di Dio è in te. Perciò che ci fa a noi allontanarci del male? O almeno cercare di vivere una vita come le piace al Signore, cercando di uno gestire la propria vita anche nel segreto, quando nessuno ti vede. Sì? Che ti mette questo timore di Dio dentro? La parola di Dio. Perciò abbiamo bisogno che Cristo viva in noi. E se poi Cristo vive in noi, quando noi ci congregheremo, saremo una benedizione. Noi saremo un modello, saremo un'ispirazione, saremo un padre, come era Giove. Giove era un padre, o non era un padre Giove? Non dice che quando c'era bisogno lui era lì, aiutava alle vedove, agli orfani, ai bisognosi, e era lì. Perché? Perché Giove era così? Perché Giove era così? Perché era giusto. Ora sì, abbiamo questa giustizia, viviamo da questa giustizia e non importa ciò che il mondo pensa, noi dobbiamo piacere il Signore. Perché ti posso garantire che le persone oggi ci sono e un giorno magari ti lasciano, perché la vita cambia, però il Signore non ti lascia mai. Siamo tutti fratelli, perfetto, stiamo insieme, condividiamo, però in realtà viviamo per la parola. Finisco con queste parole. Vediamo questo ultimo versetto e chiudiamo. Allora, abbiamo detto che la parola di Dio, che è Cristo. Cristo è la parola vivente. La parola di Dio è vivente. E infatti noi sappiamo che Cristo vive, che Cristo risuscitò, che adesso siede alla destra del Padre,
Noi possiamo dire Cristo vive. La domanda è: Cristo vive in me o Cristo vive? Ok. Che uno creda o non creda, Cristo vive. ¿Me seguiste? Si la gente cree o no cree que Jesús resucitó, lo cambia. Cristo vive. ¿Sí? Si la gente capisce que oltre la croce al terzo giorno resucitó, bene. Si no lo cree, Cristo vive. Cristo vive. Ahora la domanda central es: Lui vive, ma vive in te? Posso dire Cristo vive in me? Cristo vive in me? Perché se Cristo vive in me, noi avremo la vita, la vera vita per il Figlio, la vera vita. Altrimenti noi saremo cristiani. Saremo credenti. Sì. Siamo dietro le statue, dietro le feste. No. Facciamo il rosario? No, non fare il rosario, no, noi siamo cristiani. Noi siamo parte della Santa Madre, no, noi siamo di Cristo. Perfetto. Ma Cristo vive in te? Sì? Questa è la domanda. La parola di Dio infatti è vivente. E un'altra cosa che è la parola di Dio, cosa è? Efficace. Sì? Cosa significa efficace? Quando tu devi rompere una noce, un esempio, a casa, una noce, e tu prendi una forchetta e gli dai, no? Fai forza e non si rompe. E tu dici: non mi serve la forchetta per aprire la noce, ma tu prendi un martello, sì? E così, ping, con poca forza, per lo stesso peso del martello che cade e lo spezza. Allora il martello è efficace. La forchetta no, non per aprire la noce. Che significa che la parola di Dio è efficace? Significa che se la parola viene in noi, quando noi avremo bisogno, il Signore ci ascolterà. E noi non dovremo fare digiuni, 40 giorni di digiuni, non ci dobbiamo pesare le vesti, non dobbiamo piangere, dobbiamo dire: Signore, ricordati che io sempre faccio le cose che piacciono a te. E la tua preghiera subito arriva in cielo, e il Signore ti risponde, perché la parola è efficace, ma deve vivere in te. Io ho visto persone, fratelli, che sembra un scherzo, che aprono la Bibbia e la mettono sotto la cuscina e dormono. E che fai? No, io lascio aperta la parola così mi entra nella testa. Ma la leggi? No, non la leggo, non so leggere. Ma che è questa? Una cosa magica? Che è un misticismo? Cos'è una cosa? Un amuleto? Cos'è? Un portafortuna? O qualcuno li vede che aprono la Bibbia lì nel comodino, lo lasciano aperto, dice: che fa? È la parola. Ma la parola vive in te. Bisogna leggere la Bibbia, no? Concludiamo con questo. La parola è vivente, efficace. Ditemi voi, come ha vinto Gesù a Satana? Come ha vinto Gesù a Satana nel deserto? Pensate. Come ha vinto Gesù a Satana nel deserto? Cosa le ha detto? Io sono il Messia. Io sono il Figlio di Dio. Io sono il Santo di Dio. Così le ha detto Gesù? No. Cosa le ha detto Gesù? È scritto. Le ha detto: è scritto. E Satana, il diavolo, con ciò che è scritto, ha perso. Vogliamo vincere il nemico? Prima cosa, viviamo una vita che piace al Signore, una vita di giustizia, una vita di santità, una vita di luce, di santa. Però poi prendiamo la spada, perché il diavolo sa chi sono io.
E il diavolo sa che sei tu, ti conosci, ti vedo, sa tutto. Sapete quante volte noi abbiamo visto in Argentina gente demoniata? Sentite. Gente demoniata, sì? Gente demoniata, posseduta dai demoni, sì? E veniva il diacono, io l'ho visto, veniva il diacono, nel nome di Gesù, e le diceva: tu che sei un adultero, che hai un'altra donna oltre tua moglie, e questo qua si è fermato, si è voltato e se n'è andato. E veniva un altro, nel nome di Gesù, tu che la rubi alla chiesa, che tu farei i soldi del tesoro della chiesa, delle offerte, tu e vuoi cacciare me. Questo si diceva così, se ne andava in Corea del Sud, e viene il pastore, uomo semplice, e quando lo vede venire il demone le dice: no, lui no, per favore, lui no. E viene e le dice: ti abbiamo detto nel nome di Gesù, vattene. Ha dato un grido e è scappato via il demone, perché non aveva niente da cosa accusare il pastore. Perciò nel mondo spirituale c'è tutta una conoscenza, sì? E per questo dico che è importante vivere una vita che le piace al Signore, cercare, come dice di Giove, che era allontanato dal male. Perché dal male ti devi allontanare tu, dal male mi devo allontanare io. Se io non mi allontano, se io non mi dico al mio cuore allontanati, nessuno mi allontanerà. Io dico: Signore, aiutami, ma io non voglio stare vicino al male, di nessun genere. È la parola. E questo, quando accade questo, troviamo scritto che la parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace. È più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture, delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Gesù le diceva ai farisei: nell'ultimo giorno non vi giudicherò io, la parola che io ho parlato vi giudicherà. Noi saremo giudicati dalla parola. È meglio avere la parola vivente in noi che di essere giudicati da essa. Amen? Perciò, concludiamo. Come era Eleazar? Eleazar era uno che usava la spada. E la usava tanto che una volta le è rimasta appiccicata nella mano. E noi dobbiamo fare questo, cercare di amarla tanto che se ci possa noi appiccicare, vi posso garantire che non sarà nessun filisteo attorno a noi quando ti vedrà con la spada usata bene. Amen? Amen. Che il Signore vi benedica. Amen.